Signor Fini, lei qua alla Versiliana per la festa del Fatto Quotidiano, cosa la porta qua oggi? Ma in genere comunque vengo alla Versiliana perché è la festa in fondo del mio giornale e qui parlerò insieme a altri dall'autunno caldo all'inizio delle brigate rosse, diciamo. Su che cosa scenderà in particolare di quel periodo? Ma io particolare sull'autunno caldo, perché lavorando alla Pirelli ci furono i grandi scioperi e io ero lì, scioperavo anch'io e quindi l'ho vissuto in prima persona. Poi non farà altro? Rimarrà qui per la festa durante tutti i giorni oppure dobbiamo... Rimango fino a lunedì, mi pare. Sì. Per lei cosa significano 10 anni di Fatto Quotidiano? È una grande impresa, perché noi siamo totalmente autogestiti, non abbiamo sponsor se non qualche piccola casa editrice tipo Chiare Lettere. Quindi insomma è stata una grande impresa di travaglio di Peter Gomez e di Padellaro soprattutto. Quale secondo lei dovrebbe essere il prossimo traguardo del giornale per cui scrive? Non lo so, adesso tutti i giornali sono in calo, noi siamo un po' meno in calo, ma siamo anche noi. Ci manca un bersaglio appetitoso, prima c'era Berlusconi, poi c'era Renzi, adesso Salvini è stato messo nell'angolo, che facciamo? Si può naturalmente, attaccheremo là dove sbagliano i 5 Stelle. Quindi state a vedere un po' cosa succederà dopo Conte, ma anche con Conte che sta scegliendo la sua squadra di governo. Sì, io credo comunque che questo governo durerà fino alla fine della legislatura, perché non credo che siano così sciocchi da ripetere le prove di Matteo Salvini. Eppure i mercati sono favorevoli lo stesso, anche se per adesso non c'è nessuna definizione di un governo duraturo fino alla legislatura, secondo lei perché? Guardi, io non seguo tanto i mercati, perché una volta la borsa sale non so dove, poi dice persi 20.000 miliardi, ma sono soldi che non esistono. La borsa è un posto, è vero che Hegel diceva che era il centro della razionalità, la borsa secondo me è semplicemente un parco buoi per spennare chi vuole essere spennato. Esatto.